Sono molto contento di questa giornata. Il 19 agosto 2013 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito con una propria risoluzione la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. Oggi, anche se per noi la coincidenza è puramente casuale, ricorre la terza giornata e lo scopo della celebrazione è quello di contribuire al riconoscimento dello sport quale importante strumento di cambiamento sociale e di affermazione della pace tra i popoli. Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, nel messaggio legato alla giornata, afferma come lo sport sia uno strumento unico e potente per promuovere la dignità e la parità e inalienabilità dei diritti di ciascun membro della famiglia umana, affermando ancora che lo sport promuove la salute e il benessere ed è una forza fondamentale per cambiamenti sociali positivi. La scelta quindi che la WISP ha fatto di tradurre ed editare le linee guida, avendo anche contribuito, come ricordava Raffaella, alla definizione delle stesse, della strategia sull'attività fisica per la regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 2016-2025, ha come obiettivo proprio ciò che ha indicato Ban Ki-moon nel suo messaggio, ovvero produrre cambiamento positivo. Ecco perché non vogliamo sottrarci dall'inserire questa iniziativa in un contesto internazionale, dove la crisi economica ha colpito duramente il tessuto e la coesione sociale, determinando una tremenda frattura che ha allargato la forbice delle diseguaglianze. Sta qui il punto vero delle varie sessioni, credo, di confronto previste nel programma di oggi, ovvero la domanda è: fino a dove spingiamo la nostra responsabilità sociale di organizzazione sportiva del terzo settore per affrontare da protagonisti il terreno dei diritti di tutti, contribuendo a determinare scelte che sono insieme di natura politica e morale per giungere ad una società più prospera e più giusta? WISP dunque, organizzazione di sport che agisce nella promozione sociale e che costantemente osserva i dati più recenti di Eurobarometro per quanto riguarda soprattutto la percentuale di sedentari nel rapporto con altri paesi europei, le linee guida OMS di cui oggi trattiamo, che ci forniscono una tendenza mondiale in calo per ciò che riguarda la quantità di attività fisica complessivamente praticata ogni giorno. La presenza di tutti coloro che siamo stati in grado di coinvolgere nella discussione di oggi, che ancora ringrazio, offrono la rappresentazione plastica di un'alleanza che sempre di più deve assumere le forme e i contenuti di un luogo, di un campo aperto, per lo scambio di idee utili al raggiungimento degli obiettivi, ovvero una salute, diritto di cittadinanza per tutti. Con poche risorse si possono attrezzare aree per l'attività fisica, basterebbe solo modificare l'approccio culturale e amministrativo per promuovere forme integrate, multisettoriali e orientate alla partnership. Vanno migliorati i sistemi normativi, lo voglio dire qui, a partire dal decreto Balduzzi, che ha creato disparità e ostacoli alla pratica ludico-motoria. E allora, umiltà, lealtà, competenza, etica e trasparenza sono e dovranno essere sempre di più le basi della nostra credibilità e della nostra forza. È una dote che siamo stati capaci di accumulare non agendo mai da soli, anzi è fatta di tante contaminazioni e di ricchezza plurale e collettiva, costruita anche e soprattutto insieme a tutti voi. È la dote che la WISP mette a disposizione del bene comune, per un benessere di comunità inclusivo, universale, per tutte e per tutti, nessuno escluso. Grazie e buon lavoro a tutti.